Ha vinto la Ternana perché più determinata e forse anche più motivata, stranamente, in considerazione della classifica. La Salernitana ha infatti subito passivamente per tutto il primo tempo, attuando una tattica decisamente attendistica, a tratti anche rinunciataria, quasi sicura che mai e poi mai la Ternana sarebbe riuscita a far gol. I rossoverdi nel giorno degli ex hanno invece sfoderato la grinta ed hanno cominciato a menar la danza, sospinti da un pubblico compatto, convinto che un posto in Coppa Italia è ancora alla portata dei propri beniamini. Appena al quinto minuto, Di Bartolomei, su calcio di punizione, fa filtrare in aria un pericoloso pallone su cui Di Sarno, in tuffo, si avventa senza tuttavia trovare la deviazione. La Ternana sorniona, macina gioco e si elettrizza sulle fasce dove Borrello, ma soprattutto Cozzella, seminano lo scompiglio. Al quattordicesimo il gol sembra fatto con Cozzella, il cui tiro viene però respinto da Battara. Preso coraggio, Cozzella ci riprova al ventitreesimo, questa volta in fuga sull'altro lato del campo, ed il suo destro supera Battara, ma non il palo. Cresce la Ternana, ma la Salernitana è in agguato. Su un lungo rilancio, Zennaro va via in posizione di fuorigioco, però non rilevato, e Renzi è bravo ad anticipare l'attaccante. La decisione dell'arbitro accende gli animi ulteriormente e Forte, appena un minuto più tardi, viene invitato a lasciare il campo. Punta nell'orgoglio e forte della superiorità numerica, i Granata reagiscono al 44esimo, ancora su una iniziativa sulla destra di Di Bartolomei. Hanno l'occasione buona per passare in vantaggio, ma Della Pietra non riesce a concludere da due passi. Sul capovolgimento di fronte, Cozzella va via in progressione, squarciando la difesa Granata che si apre e consente a Chiarella di realizzare il primo gol della nuova carriera di calciatore. Nella ripresa, come da copione, la Salernitana accentua la pressione territoriale, senza idee e soprattutto senza la convinzione necessaria. I rossoverdi si chiudono molto bene, limitando al massimo i danni. Un unico brivido su calcio da fermo di Di Bartolomei, fuori bersaglio. E per una incursione profonda di Pecoraro, su cui è bravo Renzi ad intervenire al settantesimo. La Ternana in contropiede risponde con una pregevole combinazione Borrello-Sciannimanico, il cui violento tiro viene respinto da Battara. E per concludere un'altra espulsione, questa volta di Di Sarno, appena un minuto prima della conclusione. La Ternana vince e conquista due punti importanti per la Coppa Italia, mentre la Salernitana è costretta solo a rinviare il discorso promozione matematica, ma è solo questione di attendere qualche settimana. Mister Anzaloni, il compito di commentare questi 90 minuti di Ternana Salernitana, alquanto spigolosi. Sì, diciamo questo, che il gol ha fatto la differenza in questa partita, però abbiamo avuto qualche palla anche noi per poter pareggiare i conti, anzi sul risultato di parità siamo andati sotto proprio nel momento sul ribaltamento quando abbiamo avuto con Della Pietra la palla vicino alla loro porta. Direi che non è stata una partita che di calcio è difficile parlare, tanto è stata l'animosità e falli in campo, quindi diciamo che qualsiasi episodio poteva essere buono per pareggiare o perdere o vincere la partita. Purtroppo oggi è andata male, anche se nel secondo tempo avevamo avuto un paio di occasioni molto buone, e direi che Renzi è stato bravo, ma direi che anche il fatto poi che abbiamo dovuto sempre giocare, oggi eravamo un po' orfani di qualche attaccante, no? Sicuramente dovevamo anche sbilanciarsi per arrivare in area, e quindi il fatto poi che la Ternana sia anche rimasta in 10 non è che agevoli sempre il compito, che basta tirare indietro un po' la squadra e quindi si chiudono gli spazi, le difficoltà ci sono sempre. Ecco, direi questo, forse un attimino ci ha sorpreso un po' questo tipo di gioco, che i miei insomma sono rimasto un po' su chi vive, e quindi l'hanno un po' sofferto. Alla Salernitana è mancato solo il gol? Ma sì, ripeto, mi è sembrato che fosse difficile giocare bene un tipo di manovra, per forza bisognava liberarsi della palla, c'era molta animosità in campo e quindi su un giudizio tecnico-tattico diventa difficile. E quindi diciamo che era importante creare qualche palla, l'abbiamo creata però purtroppo l'abbiamo sbagliata. Io direi che noi abbiamo fatto almeno 4 conclusioni ottimali, abbiamo cercato di giocare al calcio mettendo la palla a terra in ogni settore di campo, anche avendo un uomo in meno. La squadra avversaria non mi sembra
che anche se si dice che in 10 si gioca di più e si gioca meglio, io vorrei giocare sempre 11 contro 10, perché non ha effettuato una triangolazione, uno sfondamento, una cosa che sappia di calcio, solo lanci lunghi del portiere. Non ho mai visto il portiere avversario dare la palla con le mani per cercare di fare possesso di palla, come era giusto fare con una squadra che aveva l'uomo in più. Io dal mio punto di vista il calcio lo interpreto in questa maniera. Se poi agonisticamente la partita è stata tirata, lo è stata come sono state tutte le altre gare di campionato. Mister, lei ha ancora un contratto per un anno con la Ternana, eppure si parla di una sua partenza verso altri lidi, per esempio Catania. Ma si vedrà cosa potrà avvenire a fine campionato e per il futuro. Io ho sempre detto che qui a Terni sto molto bene, vorrei terminare il lavoro nel migliore dei modi, ma certamente per migliorare le posizioni attuali di classifica, perché questa è una squadra che può fare molto bene anche per il futuro. Per gli amici di Gol su Gol, raccontaci questo gol. Beh, devo dire che è stato tutto merito di Cozzella, ecco, è partita da me, se non sbaglio, l'azione. Perché eravamo usciti dal limite dell'area con me, la palla al piede, poi se non sbaglio arrivata a Cozzella ha cercato un dribbling, poi un altro, fino a che è arrivato sul fondo, ecco, lì e lui ha fatto una gran cosa che l'ha messa indietro. Non mi ricordo l'avversario chi era che ha sbucciato la palla, mi sono trovato lì con la palla al piede, ho trovato un attimino di lucidità, ecco, questo è stato forse il merito che in quel momento ho avuto, quell'attimo di freddezza che è bastato per poter tirare a rete. Ti abbiamo visto particolarmente nervoso ad un certo punto. Ma no, non è che io non sono mai nervoso, secondo me era una partita che si doveva gestire in un'altra maniera, ma non parlo dell'arbitro, anche di noi giocatori in campo. La Salernitana ho visto che era abbastanza tranquilla, cioè è scesa in campo tranquilla, però voleva fare la sua partita, onesta partita. C'è stato qualche altro che ce l'ha impedito, qualche altro, ripeto.